i resti dei martiri in delle cassette. Posso dire una cosa? Prego. A proposito, voi mi sentite? A proposito dei sei monaci, c'è un fatto veramente particolare da mettere in evidenza, che quattro di questi monaci venivano dalla Francia, dalla Vandea, per sfuggire proprio a quella che era, voglio dire, una vera e propria strage di vandeani che era stata messa in atto dai giacobini francesi. Ebbene, questi monaci si trovarono all'epoca di fronte a quello che era un 19enne colonnello dell'esercito francese che si chiamava Watrin. Bene, la sorte ha voluto, il destino ha voluto che si ritrovassero qui nel regno di Napoli, proprio di fronte al Watrin, che in questo caso però era diventato un generale 5 anni dopo. E sono stati quindi, sono scappati dalla Vandea, ma hanno trovato il martirio nel regno di Napoli. Sì. Perché per i ragazzi dell'altro pullman, a cui non ho raccontato la storia della Vandea, dovete sapere che addirittura si arrivò a mettere in atto un genocidio di massa. Di Stato. Perché di addirittura Stato. Non si riuscì, per risparmiare soldi, si decise di non fucilarli perché costava troppo. Si decise di non utilizzare la ghigliottina perché avrebbe impiegato troppo tempo. Allora si praticò il cosiddetto battesimo patriottico, cioè nel fiume della Loira addirittura venivano messi insieme, spogliati, nudi, preti, monaci, papà, mamme, figli, eccetera, e venivano affondati nelle barche. E qualcuno che riusciva a emergere in qualche modo veniva poi preso a sciabolate e veniva ucciso. Voglio dire, e uno dei martiri addirittura gli hanno tagliato le dita, gli hanno spezzato le dita, uno dei quattro monaci, perché voleva raccogliere le particole, perché sapete, profanare l'Eucaristia è il massimo sacrilegio che si può compiere per la fede cattolica. Per noi cristiani l'Eucaristia è il cuore della nostra fede, e calpestare e profanare l'Eucaristia significa calpestare il cuore della fede cristiana. Questi monaci come facevano a non essere martiri per la fede? Quindi il Papa ha proclamato proprio il decreto di martirio in odio alla fede, capite? E il destino di incontrarsi di nuovo questo Watrin è tutto particolare. E vabbè, siamo qui per rendere omaggio Prego, Watrin. Il dottor Raimondo Rotondi è un francese, di origini francese, che ha tradotto le memorie del generale Diebaud, dalle memorie del generale Diebaud siamo riusciti a ricavare tutti i fatti storici che riguardano sia Casamari e sia Isola del Liri che andiamo a visitare oggi pomeriggio. Va bene. Allora, Watrin, che poi è il vero protagonista dell'eccidio di Isola. Fatti più, che i microfoni stanno qua, devi stare vicino al... Allora, volevo dire, Watrin, che il professore ci ha nominato... Si sente benissimo. Era diventato generale proprio perché si era distinto nei massacri che aveva operato in Vandea, e quindi proprio il destino di farlo trovare poi qua, proprio dove c'erano dei frati che erano sfuggiti dalla Vandea, a continuare a fare il lavoro che aveva fatto prima. A terminarlo. Sì, che Dio abbia in gloria questi monaci, che Dio abbia, che presto li possiamo venerare come santi. Ora la messa celebra proprio il postulatore dei martiri. Ah, sì. E lui distribuisce quello del tipo, non so se l'orario ce la facciamo, se no lo facevo parlare con lui. Sarebbe stato molto bello, può fare questa eccezione, ce la può fare. Un attimo, aspettate, venite voi magari voi.